Di che cosa tratta l'iniziativa sull'oro? La Banca Nazionale Svizzera è incaricata da parte della Confederazione di gestire la politica monetaria del Paese. Essa assicura la stabilità dei prezzi e crea le condizioni generali per far sì che la disoccupazione resti bassa. Inoltre, è l'unica ad avere l'autorità di stampare ed emettere le banconote svizzere. Al momento una parte del patrimonio della Banca Nazionale Svizzera, BNS, è costituito da oro. La somma in oro che la BNS deve possedere non è fissa. Attualmente circa il 10% del patrimonio della BNS è composto da oro, il 70% del quale è custodito in Svizzera. Che cosa cambierebbe? Se l'iniziativa venisse accettata, la BNS dovrà possedere almeno il 20% del suo patrimonio in oro, quindi circa il doppio di prima. Inoltre la BNS sarà obbligata a custodire tutto l'oro in Svizzera e non avrà più il diritto di venderlo. Quali sono gli argomenti dei favorevoli? Tra due o tre generazioni l'oro continuerà ad avere valore. Rappresenta quindi un investimento sicuro. L'oro è al sicuro solo in Svizzera. In caso di crisi, se è custodito all'estero, si rischia che i partner stranieri non restituiscano l'oro alla Svizzera. Quali sono gli argomenti dei contrari? In caso di crisi è indispensabile poter vendere l'oro, il quale può diventare un metodo di pagamento internazionale privilegiato. Questa iniziativa impedisce alla BNS di fare ciò. Le riserve d'oro della Svizzera sono già considerevoli. Non ha senso possederne ancora di più. Se vuoi che l'iniziativa sull'oro venga accettata, vota sì. Se vuoi che venga respinta, vota no. Imposta ora per te e i tuoi amici la Voto Sveglia su easyvote.ch. Così non perderai più neanche una votazione.